giorni ad Agrigento interamente dedicata al progetto Sulfanite e la conclusione di un'importante iniziativa di cooperazione interregionale finanziato all'interno del programma Interreg, che ha visto la partecipazione di 15 partner europei, fra i quali la regione siciliana, che ha inserito l'area della discarica di Contrada Consolida, dove si pensa di creare un centro benessere per animali, così come proposto dal comune di Agrigento. Il finanziamento è di 3 milioni di euro che serviranno per la messa in sicurezza e bonifica dell'area, ma per il centro benessere per animali al momento non c'è alcun finanziamento. Si tratta quindi di un'idea di progetto per la quale si cercheranno finanziamenti che potrebbero arrivare anche dal parco fotovoltaico da 500 kW come produttore di energia, che sarà installato in un etto dell'area della discarica, che è in totale di 9 ettari. 2 ettari potrebbero ospitare il centro di salute e benessere per animali e dei rimanenti 6, 2 saranno oggetto di un'azione di rimboschimento e 4 ettari potrebbero ospitare un parco giardino. Il progetto ha come scopo principale quello di promuovere uno studio approfondito, uno scambio di esperienze e un action plan per il suo riutilizzo. Non è solamente un centro per salute o benessere per animali, è un rifugio e soprattutto è restituire all'uso pubblico un'area che è sottratta da 30 anni ai cittadini. Siamo in fase di messa in sicurezza d'emergenza dell'area, del sito, perché le procedure debbono essere, sono quelle dettate alla Comunità Europea dalla legge 152. Una volta che si procede alla messa in sicurezza dell'area, si passerà alla caratterizzazione, cioè che la caratterizzazione va a verificare se l'efficacia della messa in sicurezza. Allora, una volta appurato questo, che non sussistono pericoli di nessun genere, allora si può iniziare contemporaneamente il lavoro di progettazione sia del centro benessere o del centro salute, sia del parco fotovoltaico, sia del giardino, del parco giardino, che è l'elemento dopo che caratterizzerà tutta l'area. Oggi la novità sta in questo, che siamo nella fase in cui si concretizza un progetto tecnico quasi preliminare, dove sono stati stabiliti i costi, ma gli interventi da fare per la messa in sicurezza dell'area e la bonifica dell'area stessa, quindi già è un fatto concreto. All'incontro di questa mattina presenti 14 delegazioni internazionali provenienti da 10 paesi.